What a tutti, ciao e benvenuti a Giugherini in questo nuovissimo episodio su The Evil Within 2. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 30 like per questo nuovo video. Ed eccoci qua di ritorno dopo che la volta scorsa ho seguito principalmente ragazzi la missione secondaria ribelle. Mi sembra si chiamasse così o una roba del genere. Fatto sta che ci rimane, perlomeno mi auguro, da esaminare l'ultimo punto di interesse che era nell'ufficio informazioni, credo, una roba del genere. Per cui io non vorrei più temporeggiare oltre ragazzi perché perdiamo fin troppo tempo, secondo me, per cui andiamo fuori, Seb, e vediamo un attimino dov'è che dobbiamo andare. Se non sbaglio, infatti, era proprio qui di fronte, ragazzi, è quello là, l'ufficio informazioni. La volta scorsa avevamo trovato il fucile di precisione, il fucile a pompa e, insomma, principalmente queste due armi nuove, quindi è stata una cosa assolutamente importante. Vediamo di controllare qua sotto perché c'è qualcosa che sbrilluccica. Ah, era una bottiglia, perfetto. Vabbè, che possono. Ah no, polvere da sparo, minchia, aveva le sembianze di una bottiglia. Vabbè, direi di indagare ragazzi finalmente nell'ufficio informazioni di Union. Mi ha appena salvato la partita, non so se questo può essere considerato un buon segno. Effettivamente qua c'ero già stata, effettivamente, però ecco, le porte l'altra volta non si erano aperte da sole, per cui direi di armarci di fucile a pompa perché probabilmente è quello che più ci servirà in questo preciso istante. Ehi, sento le passi, che c'è? Ok, ciao! Guarda, cioè, allora, quando i giochi horror nei film horror, no, escono suggerimenti del genere, qualcuno ti dice no, non andare, maledetto infame! E le persone fanno proprio orecchio da mercante, cioè fanno finta di non sentire, dico io, perché no? Allora, se qualcuno mi ha voluto dare questo suggerimento, io lo seguirei, però se non andiamo di sotto, purtroppo la missione Un non posso messaggio per me. completarla. La farfalla, ah, da una farfalla! Dovrebbe essere un'indicazione. Non è che è lì che in qualche modo sta cercando di comunicare con noi, no? Ok, i suoni non mi piacciono per niente, effettivamente. Guarda caso c'è una porta che purtroppo temo dovremo aprire. Bene, ragazzi, c'è uno di quei paradossi tipo spazio-temporali. Riconosco lo stile. Ancora lui. Sì, è ancora lui, Seb. Hai detto giusto, Seb, direi di indagare. Amico, lasciami andare. Sì, Noi proprio. abbiamo dei rifornimenti. Posso portarti al sicuro. Seguimi, io posso portarti via da qui. Al sicuro. Che c'è di speciale nell'essere al sicuro? Perché dovrei andarmene da qui? Questo posto è ancora incompleto, ma presto sarà perfetto. Bene, un altro maniaco Basta con solo la giusta mania di ispirazione e persecuzione, il mania di tuo grandezza, sangue anzi, sarà. direi. Ma che cazzo stai dicendo, Non amico? provocarlo. Non muoverti. Oh merda! Oddio. Oh merda! Aiuto! Qualcuno mi aiuti! Ti ho detto di non muoverti. E ora creiamo un po' d'arte. Ti è andata male, Ryan. Porca vacca, dire che gli è andata male, Una sì. macchina per immortalare la vittima. Che cosa. Continuo a credere che questa cosa sia allucinante, ragazzi. Questa Bene. sarebbe arte. Sembra Beh. più un'esecuzione. Adesso, Madonna, continua a spappolare i cervelli della gente, ragazzi. Non so se ce ne rendiamo conto. Questo? Un altro comunicatore. Forse è di Ryan. Membri della Mobius. Potrebbero avere qualcosa di utile addosso.
Registro comunicatore di Turner. Ultima registrazione trovata sul comunicatore. Ho modificato il comunicatore in modo che rilevi i segnali dei chip unitari. Ho trovato le posizioni del resto della squadra di sicurezza o di ciò che ne resta. Dovrebbero avere dei rifornimenti e a loro non serviranno più. Tutti quei chip trasmettono da cervelli morti. Oh Gesù, Giuseppe e Maria. Ok, potrebbero avere rifornimenti. Effettivamente, cioè, quello che più o meno abbiamo fatto fino ad ora, cioè trovare i membri morti della Mobius e recuperare gli oggetti che avevano addosso, effettivamente, per cui non è che c'è tutta sta gran novità, eh. Quindi siamo venuti fino a qua per assistere all'ennesima scena. Merda, dove è andato? Porca miseria. Ok, non mi piace. Non mi piace. Non mi piace. Forse non faccio male a non farmelo piacere comunque. Ma che cavolo? Ma perché mi porti qua? Oddio. E questo che cazzo sarebbe? È disgustoso. Non lo so, Seb, ma... Oh, che è? Porca pupazza! Porca pupazza! Ah, ce li ho le armi, perfetto. Pensavo di non essere armato. Di non essere armato! Per questo adoro il fucile a pompa, ragazzi. Ecco, per questo, perché è così semplice far fuori i nemici, basta un colpo, è meraviglioso. Ah, perfetto, raccogliamo il mocciolo che ci serve, controlliamo bene, ragazzi, qua intorno. Io mi auguro che queste teste schifose non tornino a perseguitarci. Le foto artistiche assolutamente come sempre, oserei dire. Per cui proverei a tornare indietro perché non so se c'è altra via d'uscita. Ricarica Seb, che non si può mai sapere. Non mi fa uscire. Ma porca pupazza, cosa vuoi che faccia? Dico io. Ah, aspetta, forse posso spostare questa. Non ci ho fatto caso, infatti. Vedo la luce del Signore Dio Padre. Ah, era l'uscita, d'accordo. Mazza come brilla però. E che è, veramente, stiamo andando in paradiso? Perché se sono già morto mi piacerebbe saperlo. Effettivamente. Strano. Persino per questo posto. Pestra. Sono vicino al rifugio di O'Neill. Meglio dargli la brutta notizia sui suoi compagni di persona. Tanto a lui che caspita se ne frega. Sta lì nel suo bel rifugio con le chiappe al coperto. Amico, ti piacerà sapere che i tuoi amici hanno fatto proprio una brutta fine. Mi dispiace, amico. Li hai trovati? Sono morti. Ma da quello che ho visto è meglio così. Volevano uccidere tutti quanti. Emergenza Alfa 1, eh? Non è un'idea tanto stupida. Sei un bel tipo, O'Neill. Te l'ha mai detto nessuno? Ma sono solo realista. Non puoi salvare tutti. Ah, ecco. È impossibile. Proprio frega, ecco perché la Mobius ha dei piani di emergenza. Se non avessero creato quella macchina infernale, non sarebbe servito un piano d'emergenza. Forse. Ma guarda quello che hanno creato. È incredibile. Sì. Sempre fedele all'azienda, eh? Spero che la tua lealtà ripaghi alla fine. Perché per ora non sembra che a loro importi molto di te. Che vuoi dire? Hanno mandato te, no? Scusa, non volevo farti arrabbiare. No, tieni. Vada. Ne ho ricavate altre. Per il disturbo. Cosa sono? Ah, parti di armi. Grazie mille. Oh, per fortuna, ragazzi. Ecco, la missione si chiamava Segnale Ribelle, non Ribelle. Semplicemente. Perfetto. Allora, la cassa qua non possiamo aprirla. Direi di vedere, ragazzi, se posso potenziare qualcosa. Aumentare ovviamente la potenza di fuoco, che ci interessa tantissimo. Di aumentare il tempo di ricarica, che è sempre comodo andare un pochettino più veloci. E direi di potenziare anche la cadenza di tiro, visto che costa così poco. La capacità delle munizioni, dai. Potenziamo un pochettino tutto quanto. Aumenterò la cadenza di tiro anche della pistola, ragazzi, e la potenza di fuoco anche della pistola. Perfetto. Per quanto riguarda il fucile di precisione, direi di aumentare la cadenza di tiro perché probabilmente sarà importante, e anche la potenza di fuoco. Dai, facciamo
Un po' di tutto. Dopodiché, ragazzi, per potenziare già dal livello 2, come potete vedere, serviranno parti di armi superiori. Direi di crearci un pochettino di munizioni per fucile a pompa, visto che siamo già qui. Ok, 4 andranno benissimo. E anche queste, direi. Ecco fatto, perfetto. Almeno abbiamo fatto un po' il pieno di tutto, ragazzi. Cosa saggia, direi. Salverò la partita. Ecco fatto. E ora come ora non ci resta, ragazzi, che rintracciare l'origine della voce di bambino usando il comunicatore, perché la missione segnale ribelle è stata completata. Avevo raccolto altre due chiavi, io, se non mi ricordo male. Andiamo a vedere se possiamo aprire qualche altro armadietto, ragazzi. Cara Tiziana, già sto arrivando. Magari posso potenziare anche qualche altra abilità. Detective Castellanos, è bello rivederla. Sì, come sempre, come sempre. Ah, ce ne ho 3 ancora, ragazzi. Pazzesco, io direi di andare per ordine. Un po' di mocciolo fa sempre comodo. Ecco, kit medico che, vabbè, forse potrò prendere, ragazzi, una volta che ne avrò bisogno, mi auguro. E parti di armi, perfetto. Perfetto, ok, abbiamo usato tutte le chiavi. No, tutte le chiavi, ho sbagliato a premere il tasto. Vabbè, torno immediatamente dentro. Vedo che ha di nuovo bisogno della mia assistenza. Sì, perché ho sbagliato a premere il tasto, cara Tizia Joy. Mi devo potenziare un pochettino. Allora, vediamo un po'. Direi, ragazzi, che per 3000 moccioli aumenterò il livello massimo della barra dell'energia, che è sempre importante. Dopodiché per 3000 moccioli aumenterò il livello massimo della barra vitale, che anche quello è sempre importante. I tuoi passi fanno meno rumore, i nemici impiegano più tempo a rilevarti. Anche questo direi che può andare molto bene. Potenzierò questo, ragazzi, il danno degli attacchi corpo a corpo, inclusi quelli con asce e coltelli, perché a volte mi ritrovo appunto solamente col coltello e magari un po' più difficoltoso, per cui questo probabilmente ci aiuterà in caso di situazione critica. Non aumenterò nient'altro per adesso, mi terrò questi 4200 moccioli. Cara Tiziana Joy, noi ci vediamo presto. Ok, visto che sono qui, ragazzi, salverò di nuovo la partita. Perfetto, è arrivato finalmente il momento, ragazzi, di indagare la voce di bambina. Perfetto. Spero di non fare sinceramente brutti incontri come mi è successo la volta scorsa dentro la chiesa. Mi auguro che il tutto possa essere un pochettino più tranquillo. Qua c'è una cassa. Direi di spaccare. Dove dovrebbe essere il mostro? Ah, direi di non usare troppo, ragazzi, il fucile a pompa, perché sennò... Ok, per fortuna questo mi è bastato per ammazzarlo. Era giusto qua dietro, mamma mia. Recuperiamo il suo mocciolo. Non ce lo facciamo sfuggire, perché sempre può essere utile. Allora, qua sembrerebbe non esserci più niente, per cui passerò in mezzo a queste fratte, come direbbero nella mia regione, in mezzo a queste erbe. Madonna, ma qua è pieno di gente. Come va, ragazzi? Madonna, sono tutti incavolati neri. No, no, no. Spiegami come hanno fatto a vedere. Sai, che caspita fai? Oh, ma spiegami come ha fatto a vedermi se ero in mezzo ai cespugli. Minchia. Qua è andato a fuoco tutto. Ma c'era in mano una molotov. Perché un mostro dovrebbe avere in mano una molotov, no? Ditemelo. Ok, guarda, dirò di sì. Io continuo ad essere convinta di essere stata in mezzo ai cespugli fino all'ultimo. Sono bottiglie che non credo che potrò prendere, infatti no. Ok, devo continuare ad andare dritto per di qua. Che diavolo? Qualcuno è in pericolo. Oh, merda. Oh! Qui! Qui! Quelle cose la uccideranno se non l'aiuto. Lo so. No, tanto la prima la stava continuando ad inseguire, per cui... Oh, oh! Aspetta, pensavo che l'altro mi stesse venendo addosso. Sì, però così se può continuare. Ma io vorrei sapere, ragazzi, a cosa mira per non colpirli. Comunque è la pistola, capite che voglio dire? Cioè, arriva ad una certa distanza, per cui cioè, non capisco, effettivamente. Non capisco, vabbè. Quindi abbiamo la possibilità anche di salvare altre persone in pericolo, sembrerebbe. Ok, vediamo un po'. Ecco qua. Toh. Polvere da sparo. Questo qua ha rilasciato qualcosa. Polvere da sparo. Perfetto, l'altra tipa. Cioè, ormai.
Chissà dove cavolo sarà andata a finire, ragazzi. Ah, qua ci sono delle casse, direi di... ecco qua. Di spasciarle. Vedere cosa nascondono al loro interno. Ecco fatto. Oh! Ma come... no, no, no. Questa me la dovete spiegare. Questa me la dovete spiegare. Come ha fatto a stare dentro ad una cassa il mostro. Cioè, adesso io capisco tutto. Capisco l'assurdità della situazione. Però, cioè, fino a un certo punto, figli miei, eh. Non è che qua... veramente siamo nel mondo dei Looney Tunes. Va, signora, tutto bene, li ho uccisi. Apri la porta. Ho delle domande da fare. Ormai sarà trasformata di sicuro. Oh! È ancora sana? Mi auguro di sì. Non voglio farti del Grazie. Male. Grazie. Ah. Mi hai salvato. Pensavo di essere spacciata. Sì, è tutto sì, okay. Sì. Ci pensa Seb. Che sta succedendo? Come faccio a saperlo? Se qualcuno ha bisogno di risposte, quella sono io. Senti, che ci fai qui? Sono appena arrivato. Sono più confuso di te. Ah sì? Come ti chiami? Sebastian. Sebastian Castellanos. Beh, allora non sei più confuso di me. Non ricordo nemmeno il mio nome. Ah, o bene. Che giorno è. Non allora so nemmeno sei dove incasinata, mi trovo. Direi. Dio, cosa mi sta succedendo? Cerca di ricordare qualcosa. Cioè, stai dicendo, non si ricorda molto come si chiama. E stavo rispondendo alle domande di quella psicologa asiatica. Ah, e all'improvviso mi ritrovo in una città sconosciuta, con vestiti mai visti prima. E un tizio che dice di essere mio marito mi dice di correre. Io non sono sposata. Tutto questo non è reale. Non può. Sì, direi che è abbastanza incasinata la tua vita e mi piacerebbe prendere tantissimo quegli oggetti che sono giusto dietro di te, ma che ovviamente mi sa che non mi lascerete prendere, vero? Che cosa sai di quei mostri là fuori? Niente, solo che ti uccidono appena ne hanno l'occasione. Meglio starli alla larga. Sai dirmi da dove vengono? Il mio presunto marito si comportava in modo strano. Si guardava alle spalle, qualcosa che io non vedevo. All'improvviso ha gridato e ha iniziato a trasformarsi. La pelle che ribolliva. È stato orribile. Subito dopo anche lui ha cercato di uccidermi. Quindi erano persone normali. Cosa provoca la trasformazione? Non lo so, non posso aiutarti. Devo assolutamente scoprirlo. Resta qui e tieni la porta chiusa. Fuori non è sicuro. Non vado da nessuna parte, tranquillo. E grazie ancora per avermi salvata. Figura. Se ti serve qualsiasi cosa, serviti pure. Sì, vorrei giusto quegli oggetti dietro di te, li vedi? Oh. Sì, ma la pistola, ecco. Proiettili e proiettili. Perfetto, grazie, è stato un piacere chiacchierare con te. Adesso me ne devo proprio andare. Cosa c'è qua? Polvere fumogeno, perfetto. Un panino, una birretta, qualcosa. Non so di no, vabbè. Tu resta qua, eh. Io me ne devo proprio andare. Ho perso fin troppo tempo, vabbè. Vorrei poter fare qualcosa di più per lei, ma trovare Lily è la cosa migliore per tutti. Sì, sicuramente, Seb. Stai tranquillo, Seb. Ah, qua c'è una madunina. La madunina. Meno male che l'ho vista, la madunina. Ecco fatto. La chiave l'ho presa. Nara! Non ho mai trovato così tante chiavi in vita mia, ragazzi. Tipo, manco nell'altra di Evil Within. Di Evil Within ho mai trovato così tante chiavi. Vabbè, ci siamo, ragazzi, finalmente. Siamo arrivati al pit stop. Pit stop? Niente sorprese, ragazzi. Sto cercando mia figlia. Non voglio avere rogne, va bene? Oh, eccoci qua. Ecco qua. Perfetto. Ok. Ma che già non mi piace. Perché deve essere tutto buio fuori? Non lo so. Non mi piace. Questa saranno è l'impronta. Seb, che ne so io? Lily! Permesso? Sei qui? Sono papà. Dove è andata? C'è nessuno qui? Perché deve essere tutto così orribile? E sta pozza di sangue qua? Sono armato, eh. Non mi costringete a sparare. Ah! Impronte di piedi. Non le avevo manco viste, ragazzi. Le ho notate soltanto adesso. Effettivamente. Oh. C'è qualcuno là? Oddio. Lily, è tutto ok? Sono io. Ah, è chiusa. Bene. Seb, non so se è... Ok, calma.
Come faccio a entrare? C'è un buco, un buco. Speriamo non sia il culo la moffetta. Vediamo di passare da qui. Sì, pensavate di avermela fatta, eh? Come ci passo? Ah, ok, striscia. Direttamente, perfetto. Niente surprises, per favore. Pensate di avermi chiuso fuori, eh? Ma nulla è impossibile per Seb. Sta bambola... La bambola di Lily. È stata qui. Bella la bambola. Il tipo maniaco. Ah. Se l'è squagliata dalla finestrella. Oh mio Dio, è in pericolo. La sì. Stanno inseguendo. Kidman te l'ha detto. Devo controllare il retro da quella finestra. Sì. Ok, cerca indizi sul retro del ristorante. Perfetto, c'è qualcos'altro qua che possiamo prendere o vedere. Mi sa proprio di no. Va bene. Perfetto, vorrà dire che andrò sul retro del ristorante. Un attimo fa era chiusa a chiave. L'ho sentito quel rantolo, eh. Non credete che io sia totalmente sorda? Bang! Chi c'è? Forse sono fortunata e non c'è un'anima. Quindi quel rantolo di chi era? Boh! E chi lo sa, Seb? La finestrella dovrebbe essere qua, vicino. Ok. Andiamo ok, Lily. Da che parte sei scappata? Oh, merda. Oh, merda. Ma perché devono succedere queste cose? Non so. Chi è? Ma che... What the... Un altro segnale. Ah. Bene. Arrivo, tesoro. Ok, magicamente spunta il segnale di risonanza. Perfetto. Dove sei? Sono qua, tesoro, sono qua. Sto arrivando, eh. Oh oh. Oh oh. Oddio, cos'è sta bestia, mo? Ah! Cosa caspita è? Oddio, ragazzi. Ma cos'è? Oh! Ma che cazzo? Oh, e basta! Minchia, continua a strisciarmi addosso! E vaffanculo! Ma che... Madre mia, cosa sono ste bestie immonde? Oh, ma muori o no? No, ma perché? Cioè, no, ragazzi. Creatura immonda è dire poco. È formata da due busti. Cioè, quindi entrambe le parti hanno delle teste. Direi abbastanza ripugnante, oserei dire. Ho sprecato pure dei colpi per fucile a pompa, perché... Cioè, non è che... Sì, saranno serviti sicuramente, però non è che li ha fatti fuori al primo colpo, come speravo, figurati. Ovviamente saranno più resistenti dei mostri normali, mi pare ovvio. Dopo aver vissuto anche questo incubo meraviglioso, direi di continuare a dirigerci verso la fonte della risonanza. Sì, non è che ogni volta c'è bisogno che mi ripeti dove sei, sto arrivando. Dovrebbe essere qua in questa casa. Cosa c'è qua? Cioè, ho visto cose che sbrilluccicano. A noi piacciono le cose che sbrilluccicano, perfetto. Dovrebbe essere qui. Apriamo. E vediamo un po' che cosa riusciamo a trovare. Oltre. Che c'è adesso? Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no. No, eh. No, 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 no. Oh no. Oh no. Oh! No, 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 no. Guarda, ancora quella cosa. No, 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 no. Di nuovo quello no, ti prego, ti prego. Ti prego di nuovo quello no. No.
Oh no, ti prego. Oddio, che devo fare? Che devo fare? Oddio, no. Non di nuovo. Riproviamoci ancora. Che? Che riproviamoci ancora? In che senso? Ah, era qua. Minchia, mi ha chiuso dentro. Va bene. Cerchiamo di seguire. Vediamo un po'. Cioè, ragazzi, siccome mi mette il panico quella cosa là, è difficile, eh? Cioè, oddio, io impanico abbastanza facilmente, questo mi pare ovvio. Però quella cosa mi mette troppa paura, ragazzi. Troppa, veramente troppa. Si sa che passa attraverso gli alberi. Sangue. Potrebbe stare. Di qualche giorno fa. Spero non sia di Lily. È bello incrostato. Di qualche giorno fa. Ah. Di nuovo. Minchia, ora devo sta andare avanti e indietro per tutta la mappa praticamente. Questo mi sta da dire, no? Perfetto. Spero. No, ragazzi, io non voglio più incontrarla quella cosa. Uffa. Mi chiedo se qui ci sia qualcosa di utile, ragazzi, visto che è pieno di mostri. Devo vedere se riesco ad entrare. Quindi... Ma che cazzo? Ma che cazzo? Oh merda. Oh, però vedo. Mi devo vedere una calma. Madonna mia, com'è volato. Oh! Vaffa, vi dovete dare una calmata tutti, perché se mi arrabbio io è la vostra fine, sul serio. Mamma mia, oh, manca il tempo d'entrare, che già un comitato di benvenuto che ha lasciato altamente a desiderare. Mamma mia, oh, però vedo un sacco di oggetti sbrilluccicosi qui, ragazzi, Allora, che cosa lo calcio a fare questo? Ah, questo sì che può essere utile. Allora, cartuccio per fucile. Parti di armi. Poi che altro abbiamo da queste parti? Qua sembrerebbe niente. Scusate se adesso, ragazzi, mi distolgo un attimino dalla mia missione principale. Però, appunto, come mi avete suggerito spessissimo di fare, sto cercando di esplorare un pochettino per prendere il più possibile. Infatti, ragazzi, qua è strapieno di oggetti utili. Prendiamo anche questo, prendiamo anche questi. Che meraviglia, almeno abbiamo rimpolpato un pochettino le scorte per il nostro fucile a pompa, ragazzi. Qualcuno di voi, se non sbaglio, sotto l'ultimo video mi aveva suggerito anche dove cercare la palestra. Però mi è passato totalmente di mente, ragazzi, il posto. Non credo di poterlo uccidere in modalità stealth, ragazzi, ve lo dico, perché ora che arrivo là... Ok, speriamo sia la volta buona. Ah, almeno per una volta ci sono riuscita. Mamma mia, sembra una missione impossibile. Che sta succedendo là fuori? Oh, ma che state a farla? Oh, giustizia un poveretto, mi sa. Allora, questo non posso più prenderne. Perfetto. Aspettate, ragazzi, fatemi vedere qua intorno. Questo non posso più prenderlo. Qua posso aprire. Oh merda, minchia, l'ho sentito giusto dietro di me. Vediamo un po'. Merda, ecco. Devo ridare correnti alle porte. E come dovrei fare? Forse il cavo porta un generatore. Oh merda. Quindi adesso devo pure trovare. Ah, ciao. Scusa. Merda, aspetta. Quando non è buona la prima, ragazzi, mi girano proprio le palle. Sì, però avvicina. Ah, era già morto, perfetto. Ha il generatore, quindi devo pure trovare il generatore, che dovrebbe essere di qua se non sbaglio. Aspettate. Ah, ecco, giustamente è qua, guarda caso. Ragazzi, che combinate di bello stasera? Avete proprio un gran party, oserei dire. Direi di usare il fucile. Bang. Perfetto, raccogliamo tutto quello che si può raccogliere. Ammazza. Che cosa meravigliosa. Polvere da sparo, ok. Adesso sì. Spero, ragazzi, davvero di trovare qualcosa di utile lì dentro, perché insomma tutto sto Speriamo casino servirà a qualcosa, mi auguro. Tac. Oh, perfetto. Qualcuno ha intenzione di darmi il benvenuto? Un'altra volta? Non stai bene, amico, mi sa. Ecco. Direi proprio di no, poverino, ma è morto davanti agli occhi rilasciando tutto il mocciolo che c'aveva in corpo. Ok, il fusibile me lo prendo.
Qua c'è un altro poveraccio sventrato, mamma mia, in una maniera oscena, oserei dire. E qua posso spaccare questo? No. Come dovrei entrare? Aspettate un attimo, vedemi. Porca vacca miseria, come dovrei fare ad entrare? One eternity later. Raga, sarò deficiente io, ma non riesco a trovare una soluzione a questo problema qua, Io ve lo dico proprio così, non riesco a trovare una soluzione. È assurdo che lui possa spaccare una catena con tanto di lucchetto col coltello e non possa fare a pezzi un pezzo di legno. Per cui vabbè, lascerò questa cosa così come sta, me ne vado molto amareggiata perché mi sento tanto idiota, visto che non riesco a capire cosa diavolo devo fare per poter entrare dall'altra parte, però vabbè, fa niente, dai. Direi che fa assolutamente niente. Ok. Me ne vado veramente amareggiata, ragazzi. Amareggiata è dire poco, Dio santo, possibile che sono così demente da non riuscire a trovare una soluzione a quel problema? A quanto pare sì, giocherina, sei così demente. Piuttosto, metti a spaccare queste scatole. Non c'era un cavolo, cioè solo un po' di polvere da sparo. Che cosa meravigliosa. Fantastica. Un tubo di metallo. Qua sopra cosa c'è? Non lo so. Direi di provare a salire, a vedere. Ecco fatto. Pezzi umani. Resti umani che mi strappai. No. Ok, posso scendere qua. Guarda un po' a te. Ma no, Seb, ma sei un coglione. Mo scusami, ma te lo devo proprio dire, Oh, vediamo se adesso riusciamo a scendere qua. Oh, era così semplice, dico io. Perché dovrebbero farci salire qua, ragazzi? Non lo so. Cioè, arrivare fino a qui perché? No, ditemi, ditemelo. Sul serio, farmi fare tutto sto giro perché? Se non c'è niente qui. Sto cominciando ad alterarmi, ragazzi. Non lo dico per fare la guastafeste, Però, cioè, farmi salire fin qua perché? Non lo so, vabbè. Oddio, no! Oddio no! Oddio no! Ma perché devi continuare a perseguitarmi? Ti prego, lasciami in pace! Uffa! Minchia, ero lì e mi facevo allegramente fattacci miei! Stavo cercando i miei oggetti! Punto, non so se tornarci qua, ragazzi. Me ne vado. Ciao, è stato bellissimo. Assolutamente. Cosa c'è qua? 4 colpi. Vedete quanto panico mi fa venire, ragazzi. Ecco qua. Qualcuno si è arrabbiato. Erano di qualcuno questi colpi? Beh, avreste dovuto dirmelo prima che li prendessi. Ecco. Che fai? Vieni pure te? Oh, vaffanbello, minchia, quasi mi fa prendere fuoco. Dio sano. Bene. Tu ardi. Ardi nella tua stupidità che hai usato sfidare Seb Castellanos. Ok, va bene. Possiamo entrare anche qui. Direi di farlo, sperando che non ci siano brutte sorprese ad aspettarmi, direi. Ok. Qua c'è un banco da lavoro. Che meraviglia. Direi di usarlo, visto che ci siamo. Ok. Per il resto, oltre ai proiettili per pistola, ragazzi, non c'è più niente che possiamo fare, perché era già tutto al massimo. Per fortuna, oserei dire. Prendi tutto. Chiudi, bla bla bla. Il fusibile, stavo per scordarmelo. Perfetto. Abbiamo saccheggiato anche quest'altro garage. Esco dalla porta. Scusa tanto se ti ho fatto faticare troppo. Allora, dov'è che devo andare? Di là? D'accordo, vorrà dire che andrò di là. Spaccherò un po' di scatole a caso. Sempre che ci sia qualcosa all'interno da prendere. Ecco fatto. E ragazzi, quella cosa del fantasma che ci perseguita non la elaborerò mai nella mia vita, io vi avverto. Cioè, per me è veramente troppo quella cosa lì. Poi con quella musica, tra l'altro. È veramente troppo.
Non ce la posso fa. Ecco qua. Eccola qua, Lily. Ci sei, ci siamo, ci siamo. Comunque sì, ragazzi, è rimasta bambina. Continuo a non capire come sia possibile, visto che sono passati tipo almeno 20 secoli da quando Seb pensava di averla persa. Per cui mi sembra così strano. Oh, grazie a Dio. Ma grazie a Dio cosa? Sei scappata di nuovo? Oh, madonna. Mi sembrano le impronte su una mappa del malandrino di Harry Potter. So che lì c'era una pianta, ragazzi. E dov'è? Visto che non c'è più. Ovviamente ha continuato ad andare via. Figurati, non è inciampata. Meraviglioso. Deve essere in quel magazzino. Brava, piccola. Sì, certo, deve essere là dentro. Dentro sarà pieno di nascondigli. Di sicuro, ma è dove sono appena entrata? Cioè, ragazzi, è dove sono appena andata? Mi rendete conto che io dovevo venire qua? E ci sono stata imprecando, perché probabilmente adesso ci sarà un modo magari per entrare e spaccare qualcosa. Vabbè, che devo dire? Vabbè, io direi che andrò a salvare, ragazzi, e la prossima volta procederemo, insomma... Oh mio Dio, qua è pieno di gente. Procederemo ad indagare su questa benedetta storia. Almeno riusciremo a capire dove cavolo è andata nostra figlia. Oh merda, ma qua... Ma è pieno di amici. Mi hai visto, no? Sì, lo so che già mi hai visto, dai. Ecco fatto. Dritto in faccia, così, semplice, diretto. Chi altro c'è? Ah, ciao, sì, io stavo andando via effettivamente, vi lascio a voi il divertimento, fate come se io non ci fossi, per favore. Dove cavolo devo andare, minchia? Qua c'è una gente proprio spappolata. È da un po' che non ne vedevo una. Oh, raga! Oddio, totalmente proprio a fortuna! Totalmente a fortuna, che culo! Estrai e scocca. Ah, devo tenere premuto e poi rilasciare per scoccare. Perfetto. E cambiamo tipo di dardo. Vabbè, qua ci fa vedere i vari dardi, ragazzi. Che culo, lo devo dire. No, 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 ragazzi, io stavo per andarmene, io devo andare via. Impale i nemici, va bene, ok. Possono essere creati dei tubi di metallo. Ma io stavo andando via, v'ho detto. Oh, eccoci qua. Ah, che io che volevo farvi venire un colpo. Ecco qua, venite un po'. Venite un po' che magari vi prende il colpo. Ecco qua, che cosa meravigliosa. Vabbè, questo era, diciamo, un mini tutorial su come ovviamente elettrificare i nemici grazie alla... ai dardi elettrici. Ah, non è che mi è servita molto altro però, perché, cioè, sono ancora lì, vivi e vegeti, quindi mi toccherà, mi sa, usare questo. Oh, la concia è tua madre! Che lanci! Madonna, raga. Madre mia. E dai. Ma da dove la prendi sempre? E continua a tirarsene fuori dal culo. Ma che è? Ma che se ne fa? Oh. Madre mia. Vabbè, diciamo di sì, Io dico di sì, però sta cosa, sto tutorial mi ha messo un attimo de panico. Io stavo andando tranquillamente per la mia strada, come sempre. Vabbè, proseguirò dritto ed andrò assolutamente a salvare la partita. Ok, eccoci qua al rifugio. Direi di farci un bel caffè. Ok, è arrivato il momento di salvare. Ho avuto un culo immenso, ragazzi, perché la balestra l'ho trovata veramente per caso. Sono felicissima di questa cosa. La prossima volta continueremo ad indagare, ragazzi, sulla fonte della voce di Lily. Questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione. Obdosh a tutti, ragazzi. Ciao!